centro situato all'esterno del comune di Bergamo San Severino per l'appunto, a discutere dell'ennesima vertenza Gesema, una società ex partecipata ed ora interamente municipalizzata che naviga da molto tempo in cattive acque, ha delle difficoltà, ma la difficoltà più grande è dovuta allo scioglimento del Consiglio Comunale avvenuto a giugno del 2016, che ha prostrato, che ha messo in pericolo il futuro di ben 75 operai, dipendenti, funzionari e quant'altro, e con essi 75 famiglie, 65 nuclei familiari che adesso non avranno più rosee prospettive appunto per quanto riguarda il futuro, ma neanche a quanto sembra del presente. La protesta si sposta dalle piazze istituzionali ai cittadini e alle famiglie stesse. Intervistiamo adesso Aldo Iannone, rappresentante dell'RSU sindacali di base, CGL, FIT. Allora, quali sono innanzitutto le vostre proposte in merito alla grave situazione vissuta dalla Gesema? Ma noi, a dire la verità, questa preoccupazione l'abbiamo già da anni, però adesso si sono proprio ingangredite fino al tal punto che noi andiamo ad incirca quattro stipendi maturati e non pagati. Allora, indipendentemente da questo, con il commissariamento dell'ente, praticamente la situazione si è finita di aggravare. Perché? Perché praticamente noi non abbiamo più interlocutori politici, ma abbiamo interlocutori istituzionali di legge che ha mandato il Ministero dell'Interno, che fino ad oggi non ci hanno dato risposte esauriente al futuro e alla certezza, come giustamente hai detto tu, di quello che dovrebbe essere il futuro di queste 75 famiglie. Quali sono i rischi più importanti, i rischi nell'immediato di queste 75 famiglie, così da un punto di vista legale e anche sindacale? Il punto più importante è che noi fino ad oggi non abbiamo avuto ancora riscontro ufficiale per quanto riguarda il taglio e la certezza, come giustamente hai detto tu, di quello che dovrebbe essere il futuro di queste 75 famiglie. Quali sono i rischi più importanti, i rischi nell'immediato di queste 75 famiglie, così da un punto di vista legale e anche sindacale? Il punto più importante è che noi fino ad oggi non abbiamo avuto ancora riscontro ufficiale per quanto riguarda il taglio delle convenzioni che loro hanno messo in atto. Praticamente hanno messo in atto dei tagli di convenzione che si girano all'incirca sui 2 milioni di euro. A questo punto è un fatto automatico che ci sarà un taglio del personale all'incirca del 60%. Parlando di cifre, è vero che il comune, l'ente comune ha sperperato, dicono le persone, i cittadini comuni, tra virgolette, sempre virgolettato, 30 milioni di euro a fronte dei soli, sempre virgolettato, 22 milioni della Gesema. Ma i 22 milioni della Gesema, se lei non lo sa, praticamente sono tutti rapportati all'ente, perché praticamente col passare degli anni che l'ente non ha mai rispettato quelli che erano gli atti convenzionali mensilmente che doveva elargire alla società, praticamente che cosa è successo? È successo che la Gesema si è dovuta indebitare a tal punto di non pagare né le contribuzioni e né quantomeno gli stipendi con le date prescritte che si dovevano elargire mensilmente. Non pagando le convenzioni all'ente, che cosa è successo? È successo che praticamente Equitalia, che deve fare la riscossione dei versamenti contributivi non versati, ci ha portato a uno sfacello che solo di interessi secondo me si gira sui 10 milioni di euro, non è una lira di poco e niente. Ho saputo che il 16 avete un incontro con il commissario Zinno. Cosa vi aspettate? Noi non ci aspettiamo, a dire la verità, niente di buono, perché praticamente loro sono solamente dei tecnici che devono far quadrare i conti. Però quello che pensiamo, che giustamente, non lo so ma ingiustamente, è che la situazione grave che attraversa l'ente, che non è di 30 milioni di euro, ma è molto superiore,
cercheranno di salvare quella che è l'ente comune e affossare la partecipata, che secondo me non è la logica, che in questi casi pagano sempre le ruote del carretto l'ultimo che sono i dipendenti, le maestranze. L'ultima domanda, l'amministratore delegato AD Andrea Torre è dimissionario, cosa vi auspicate? Sapete già qualche nome? Sappiamo che praticamente martedì ci dovrebbe essere il consiglio di amministrazione dove dovrebbero presentare il nuovo nome dell'amministratore. Dalla protesta della Gesema davanti al municipio di Mercato San Severino chiediamo adesso qualche lume ai proprio ai dipendenti di questa società gloriosa che si occupa di manutenzione. Come sarà questo Natale? Come sarà questo Natale secondo voi? Senza le quattro mensilità? Quando sarà un po' peggiore degli altri di Natale, però stiamo aspettando le valutazioni che faranno. Voi avete fiducia per quanto riguarda i commissari e la politica istituzionale sul territorio nazionale? Ma secondo me le voci che circolano non c'è fiducia in questa. Cosa aspettate oltre alle quattro mensilità? Una giusta ridistribuzione del carico lavorativo e degli oneri oppure la reintegrazione al lavoro semplicemente? Bene, aspettiamo sicuramente il lavoro che ci per gli anni che sono andati in pensione. Secondo voi il lavoro veramente nobilita l'uomo? Il lavoro che abbiamo tutta questa possibilità. Vi lamentate dello stipendio, cioè era basso, era alto la vostra pensione? È un stipendio normale.